Il governo ha ricordato che tra Italia e Qatar ci sono già una serie di accordi. È vero, Italia e Qatar hanno una serie di accordi commerciali importanti, collaborano su determinati dossier, ad esempio in Libia, ma qui non stiamo parlando di fare un accordo per ridurre, non so, l'utilizzo delle mine antiuomo. Stiamo facendo un accordo di natura culturale, formativo. Per dirla in termini che vanno per ora di moda, abbiamo un accordo internazionale per favorire una reciproca contaminazione tra l'Italia e il Qatar. E allora bisogna entrare nel merito di qual è la cultura con la quale noi chiediamo di contaminarci tramite interscambio di studenti, interscambi universitari, la possibilità di pagare borse di studio, la possibilità di collaborazioni universitarie, la possibilità dell'insegnamento dell'arabo in Italia, eccetera, eccetera. Con chi ci vogliamo contaminare? Ci vogliamo contaminare con uno Stato, il Qatar, che dichiara fieramente di essere uno Stato salafita, quindi integralista islamico, e che applica al suo interno la Sharia, prevedendo nel proprio ordinamento la supremazia della Sharia sulle leggi nazionali. Ricordo che in Qatar non c'è la parità di diritto tra uomini e donne. Tanto per fare alcuni esempi, in tribunale la testimonianza di una donna vale la metà della testimonianza di un uomo e può non essere accolta. Ricordo che in Qatar, come in tutti i paesi islamici nei quali si applica la Sharia, è ammessa la pratica delle spose bambine. In virtù della moglie di Maometto, Aisha, nome che ricordiamo perché è stato assunto recentemente come nome da qualcuno, bambina data in sposa a Maometto tra l'età di 6 e 9 anni, nei paesi che applicano la Sharia, Qatar compreso, sono ammesse i matrimoni con bambine di quella età. In caso di adulterio ci sono 100 frustate. Questa, in caso di adulterio, se la donna è musulmana e l'uomo non è musulmano, è prevista anche la pena di morte, perché evidentemente c'è un aggravante che noi non capiamo. Nelle scuole ovviamente le ragazze sono separate dai ragazzi. In Qatar è ammessa la tortura, non del genere delle leggi che girano in Italia, ma proprio le pene corporali per consumo di alcol, in caso di furto, in caso di rapporti sessuali illeciti, e qui non sappiamo bene a che cosa si riferiscono. Alla grande sensibilità di alcuni nostri colleghi, vedo la collega Cirinnà, ricordo che in Qatar l'omosessualità è reato, è un reato che prevede la pena di morte, ma loro bontà non la applicano da tempo, e per gli omosessuali è prevista solamente la reclusione, solitamente di 3 o 5 anni. C'è una totale assenza di libertà religiosa. Ricordo che il reato di apostasia è previsto con la pena di morte, e quindi se in virtù del nostro accordo a un certo punto nella contaminazione qualche catariota che viene in Italia dovesse convincersi che è interessato a altra religione rispetto all'Islam, torna in patria e rischia la pena di morte. Per il proselitismo sono previsti 10 anni di carcere. La responsabilità penale in Qatar inizia a 7 anni. Quindi, per capirci, governo, è importante, la responsabilità penale in Qatar è a 7 anni. Ci siamo? Noi prevediamo interscambio culturali dei nostri ragazzi, anche delle scuole, tra l'Italia e il Qatar. Quindi noi mandiamo, ad esempio, una scolaresca
di 10 anni in Qatar. Se il bambino in Qatar commette un reato, è secondo la legge qatariota pienamente responsabile, anche se ha 7 anni. Tra i reati che possono essere contestati al bambino c'è anche, ad esempio, il proselitismo. Se il bambino prega Gesù bambino prima di andare a dormire, rischia 10 anni di carcere. Ora, è inutile che faccia così, lo dica al Qatar se quella legge non le piace. Vada in Qatar, dica al Qatar che la legge è ignobile, medievale e che noi non la accettiamo, ma non firmi un accordo di collaborazione con il Qatar, no? Sulla questione dei diritti umani, non siamo noi di Fratelli d'Italia a sollevare queste questioni. Vi segnalo che in tutte le sedi internazionali il Qatar è stato richiamato su questi ambiti, dalle vostre care Amnesty International, delle varie ONG, cioè voglio dire, non dovete cercare nella biografia dei sovranisti per andare a vedere quali sono le violazioni dei diritti umani in Qatar. A proposito di diritto dei lavoratori, visto che è tema molto sensibile, c'è gente che si commuove parlando di braccianti, vi ricordo che in Qatar c'è la pratica della kafala, e cioè un lavoratore straniero che arriva in Qatar e di fatto ha il servizio in stato di fatto di schiavitù di chi? Del proprio datore di lavoro finché non ripaga il costo del viaggio che ha sostenuto per arrivare in Qatar. Questa è una pratica che è stata denunciata da tutte le organizzazioni internazionali, in particolare riguardo all'organizzazione dei mondiali del 2022. L'azione di proselitismo, di integralismo islamico che il Qatar fa in Occidente è un'azione che il Qatar rivendica, lo rivendica fieramente. E come sapete lo Stato capofila dei Fratelli Musulmani e rivendica per esempio di essere riuscito a trasformare la laica Turchia in un sultanato di Erdogan grazie al proselitismo dei Fratelli Musulmani finanziati dal Qatar in Turchia. Noi oggi stiamo consegnando le chiavi di casa nostra al peggior integralismo islamico, quello che, se non è direttamente collegato a organizzazioni terroristiche, sicuramente crea quell'humus nel quale si formano i terroristi islamici, come con la complicità dei governi occidentali si stia consentendo a paesi come l'Arabia Saudita e il Qatar di fare sistematica propaganda integralista a casa nostra, andando a penalizzare prima di tutto le comunità islamiche moderate a casa nostra, creando l'humus che poi crea i terroristi che ammazzano. Noi non ci pieghiamo a questo, non ci piegheremo all'islamizzazione dell'Europa e dell'Italia, e quindi Fratelli d'Italia voterà no a questo pessimo accordo.